Molti di voi hanno diviso con me più di 15 anni di progetti. Ora si apre una nuova fase. Ci saranno tanti altri progetti che noi faremo ancora insieme. Ma non questo film. Il Castiglioni Film Festival chiude la sua 7ª edizione nel segno di Boris, la celebre serie televisiva andata in onda dal 2007 al 2010 che con i suoi toni ironici e surreali ha saputo diventare un vero e proprio cult amatissimo dal grande pubblico. Sul palco della Torre del Cassero di Castiglion Fiorentino alcuni dei protagonisti della serie. Venuto con Boris, un successo inaspettato, io sono molto contento, però... Vorrei ricordare alla gente che io ho fatto un sacco di protagonisti in teatro. A completare il gruppo presenti anche Gianluca Cherubini e Marco Ercole, autori del libro Siamo tutti Boris. Boris lo conoscono tutti, Boris è entrato nella cultura cinematografica e televisiva italiana con questo suo modo di essere irriverente e al tempo stesso pungente, è un modo diverso di fare televisione rispetto al normale, prendendosi in giro e prendendo in giro la TV italiana. Sono stati così 4 giorni dedicati al grande cinema in un lungo viaggio attraverso 50 anni di commedia all'italiana. Tanti gli ospiti d'eccezione, tra questi Neri Parenti, con una serata dedicata ad un omaggio speciale a Fantozzi. Quali di questi film di Fantozzi, secondo lei, è quello che è riuscito a creare la magia? Secondo me è quello in cui va in pensione, si chiama Fantozzi va in pensione, perché è quello che è stato un po' il vallo tra il Fantozzi impiegato e il Fantozzi uomo, nel senso che fino a quel punto tutte le avventure di Fantozzi erano incentrate sui suoi rapporti professionali, sui mega direttori, sui libri. E invece da lì in poi invece lui si è trovato uomo, si è trovato senza più lavoro, senza più quelle cose brutte, ma che per lui erano delle certezze, e quindi il personaggio è cambiato e si è secondo me molto umanizzato nei rapporti con la moglie, nei rapporti con la figlia. Si chiude così il Castiglioni Film Festival, ripartito di slancio quest'anno grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che ha incaricato della svolta il neo direttore artistico Romeo Conte. Abbiamo impresso una svolta importante a questa manifestazione, perché in 4 giorni sono venuti a Castiglion Fiorentino davvero personaggi del cinema, non solo registi, attori, ma costumisti, scenografi, ma anche semplici curiosi che sapevano che a Castiglion Fiorentino accadeva qualcosa. Sto già pensando al prossimo anno, raddrizzeremo il tiro, quest'anno era dedicata alla commedia, l'anno prossimo potrà essere legalità, diritti civili, diritti umani, horror, noir o il cinema nel senso dell'universalità.